Salve a tutti ragazzi, noi siamo i The Fan Tube e questo è il nostro primo video in cui inizieremo la nuova serie sulle esplorazioni. E adesso, cioè oggi, siamo sui Monti di San Giuliano. Io sono Ale e questo qui è il mio amico. Vai. Edoardo, presto. E oggi vi faremo vedere questo pezzo qua in cui esploreremo questi monti qua, arriveremo fino in cima e appunto poi ve lo faremo vedere a spezzoni. E praticamente questa è una nuova serie, noi siamo un canale che faremo questo, poi gaming e anche challenge e niente. Se i video vi piacciono iscrivetevi, lasciate tanti like e condividete il video. Quindi ragazzi, noi ci vediamo ora a metà percorso. Ciao. Ok raga, siamo arrivati diciamo a un buon pezzo, siamo quasi a metà, qua c'è un mega dirupo Un po' e girando il video. ragazzi, qua c'è sempre il mio amico e però nel canale ci saranno anche altre due persone che sono un altro Simo e un altro Ale, che oggi non sono potuti venire. Questa serie la faremo io e Edo. Bella. E adesso ci impegneremo ad arrivare in cima al monte. Quindi ragazzi, noi dopo questo splendido paesaggio ci vediamo in cima al monte. Ciao. Allora, il nostro amico qua presente, Ale, è andato un attimo a levarsi il giacchetto e quindi io non cammino perché sennò lui rimane indietro e chiede aiuto. Quindi non vorrei, anche se sto camminando, ma non fatevi strane idee. E non so cosa dire perché qua è troppo bello, cioè io non c'ero mai stato su questi monti, eppure. Porca puttana, è bellissimo. Va bene Cioè, raga, ci risuono. io vivo a Lasciano, che ce ne sono di monti lì, di bellezze strane, cose del genere, funghi soprattutto. Sì. E a me piacciono tanto i funghi, quindi li mangio perché sono buoni. Ragazzi, a stare soli qua sui monti si va anche un po' in pazzia, vedete il mio amico che si è messo a parlare di funghi su YouTube. Quindi, cioè. Dovete amare i funghi, poverini. Va bene, sì, perfetto. Spugnosi, bellissimi. E comunque, cioè io vivo da Sciano, lì di monti ce ne sono a volontà, di bellezze, come dicevo prima, ma qua è tutta un'altra storia proprio. Cioè, qua giù vedi tutta la città, invece ad Sciano la città non c'è, un paese, un buco. Qua invece, guarda. Vero, bellissimo. Quindi stop, come si Va ferma? bene raga, per questo vlog si continua dopo, ciao. Raga, siamo tornati a un altro punto del nostro viaggio. Come vedete stiamo facendo, là c'è il mio amico che saluta, ecco grazie, stiamo facendo meno video possibili per cercare di arrivare su con meno video possibili. Comunque questa mi sa che è una nuova serie, che siamo i primi che la portano su YouTube. No. E sì, ci sono anche serie dove vanno in esplorazione col metal detector, cercano cose, ma esplorazione di monti così mi sa che siamo i primi a farli. Quindi ragazzi, per chi veda questo video, lasci un bel mi piace, si iscriva che non costa niente. E comunque noi ora continuiamo a andare su e il prossimo video sarà su alla villa abbandonata, dove la esploreremo anche dentro, anche se è leggermente distrutta. E comunque, bella raga, mi raccomando di iscrivervi al canale, vi faccio fare anche un saluto dal mio amico. Bella. E quindi raga, ora ci andiamo a posizionare su e facciamo tutto quello che è necessario via a firmarvi la nostra impresa. Ciao ragazzi. Siamo arrivati in una delle parti più belle di San Giuliano, dove se si vuole si vede anche il mare. Guarda la partita. Poi c'è anche la partita del San Giuliano, guardatela, che bellezza, tutto San Giuliano, sta tutta la provincia di Pisa, sembrerebbe. Là c'è il mare, laggiù in fondo. E raga, comunque,
però noi continueremo ad andare su, mancheranno 20 minuti a arrivare su e come vedete stiamo facendo grandi passi perché siamo molto in alto, quindi per il canale direi di raggiungere almeno i 5 iscritti per un altro video di questo genere. Il prossimo video penso che sarà una crossbar challenge o una challenge normale di qualcos'altro o un gaming, che gaming li faccio io, e nel prossimo video cercheremo di portarvi anche l'altro Ale e Simo che voi non conoscete ancora, ma oggi non erano disponibili e quindi gli unici disponibili eravamo io e Edoardo, infatti siamo qua per portarvi un video di qualità. Ora c'è una scalinata da fare. Questi sono per segnare i cosi, i sentieri, vabbè. E ora c'è questa scalinata e poi penso che siamo 10 minuti e ci siamo, penso, perché io ci sono venuto tantissimo tempo fa qua da piccolo e non me lo ricordo bene, comunque è bello venire sui monti, guardate che bellezza. E raga, comunque vi spiego un po' sul gaming cosa faremo. Faremo Minecraft, farò Minecraft, poi porterò GTA per PC e qualcos'altro. Cosa? Ti vendo GTA. Lui mi vende GTA, quindi siamo a cavallo, dai. Vabbè raga, noi un altro video finisce qua e questa volta giuro che faccio un altro video quando siamo laggiù. Quindi con questo bel panorama di San Giuliano io e Edoardo vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo spezzone di video. Raga, stavolta ci siamo veramente, è questione proprio di minuti di vita di morte. E ci siamo, questo era l'ultimo tratto, è da 50 minuti che saliamo, questo dovrebbe essere l'ultimo tratto. Come vedete siamo sfiniti e si iniziano già a vedere le case dei vecchi contadini che vivevano qua. Comunque siamo veramente quasi arrivati stavolta, non mento. E non mente, guarda. Guardate, su, ci dovrebbe vedere qualcosa. Comunque raga, ve lo dico in anticipo, lasciate un bel like e iscrivetevi, che a 5 iscritti faremo un vlog come questi, ma cercheremo la roba col metal detector e sarà un botto più divertente. Quindi raga, siamo proprio arrivati, si vedono già i muri della casa, pazienza di qualche minuto, siamo stanchi, sfiniti, non abbiamo nemmeno l'acqua. Non ci abbiamo da mangiare né acqua, quindi c'è una sega per Grizz. Infatti, dai, ci siamo, ce la stiamo facendo, siamo quasi arrivati. Come vedete là ci sono dei muri, si vede anche la luna. Va bene raga, dai, la nostra impresa folle è quasi finita, un'ora per arrivare. Un'ora per arrivare in cima e vi porteremo il vlog dentro la casa, che la storia di quella casa, a chi interessa, cioè per chi interessa la dico, era di un tipo un cancelliere polacco che rubò tutti i soldi al suo re nel 1600 mi sembra e si venì a rifugiare in Italia, si fece costruire spendendo tutti i soldi questa mega villa che la stiamo già intravedendo e in poche parole durante la seconda guerra mondiale era una roccaforte nazista, fu bombardata dagli americani e quindi ora è molto disastrata e qua in cima a questo monte ci sono stati dei bombardamenti. E un'altra cosa
per cui è famoso questo monte sono le buche delle fate, che sono dei geyser, degli antichi geyser, che sono profondissimi, qua, tanti chilometri. E siamo arrivati e adesso vi faccio vedere la casa. Eccola qua, vedete, molto disastrata, l'hanno usata anche per delle cose sataniche, guardate. Non si può entrare? Sì, si può entrare. E hanno già fatto tutti i graffiti di stronzo. E adesso entreremo. Aspetta. Quindi ci riposiamo un minuto. Ciao ragazzi, e ora il prossimo video è noi che entriamo nella casa. Va bene? Vedi lassù? Dove ci sono quei cartelli? Sono le buche delle fate. No, non li vedo. Cartelli non li vedo. Pali. Ah, i pali laggiù! Sì, bravo. Ma si possono andare a visitare? Non ci andrei, non c'è buon tempo. Poi è pericoloso. No, vabbè, si entra. Ma stavi filmando? Sì. Va bene, raga. Ok. Siamo riposati 5 secondi. Ora fai piano. E adesso si entra. Ok, raga, stiamo per addentrarci dentro. E c'è un calzino. Non so proprio cosa aspettarmi, perché qui dentro ci si sono innanzitutto drogati. C'è un albero di Natale. C'è un albero di Natale. Bellino. Prendilo, va? No, io non lo tocco molto. Ma vabbè. E poi qui ci hanno fatto dei rituali strani, roba del genere. Comunque è abbastanza bella come villa. Si può anche visitare il piano di sotto. Io non ci andrei. Che però ci sono le scale, non qui. E ora andiamo a vedere le scale. Aspetta un attimo. Io mi ricordo un posto dove c'erano delle scale per andare di sopra. Ok, raga. Delle scale per andare di sopra qui non ci sono. No, però per di sotto sì. Ok, raga. Guarda, oh. Lo so. Qui ci hanno fatto di tutto e di più. E ora andiamocene giù. Prima lei, presta. Ora lui metterà la luce perché è un grande. Grazie Edoardo. Ringraziatelo nei commenti. Ci segue. Qua non si vede un cazzo. Vedete il soffitto? Io là non ce l'ho. No, di qua no. Vai, va bene raga. Ci siamo arrivati, siamo arrivati alla villa. Qua ci hanno fatto di tutto e di più. Guardate che schifo. È un dispiacere. Va bene. Ci hanno disegnato un cazzo. Dove? No, non è un cazzo. Va bene, dai, torniamo su. Fa un gocciolino paura perché dà l'impressione che può crollare da un momento all'altro, però va bene. Ste scale hanno visto giorni migliori. Tutto ha visto giorni migliori qua dentro. Non mi aspetterei di trovarci un cobra a 10 teste. Perché la finestra? L'ha fatto la mia mamma. Sì, vabbè. E va bene. Posso levare la torcia? Qua, raga, c'è questo prato bellissimo. Aspetta, guarda, vieni. Sì, presto. Laggiù c'è un labirinto fantastico. Sì, lo so. Oh. E laggiù, vedete, sul monte, aspettatevi, ingrandisco. Se vedete quei pali laggiù, sono i geyser, dove ci sono i geyser. Si chiamano buche delle fate. Comunque, raga, io andrei a esplorare quest'altra parte di qua. Aspettate, ha trovato qualcosa il tizio che mi accompagna. Qui c'è un buco. C'è un buco. E quelle, guardate, se non le vedete bene, quelle sono quello che rimane delle scale. Va bene raga, ora andiamo a visitare quell'altro punto che avevo detto. Comunque è molto interessante anche questa. Vabbè, la storia ve l'ho raccontata, la trovate anche su internet. Si chiama Villa di Bugnaschi. Bello il posto, bello tutto, un bel prato. Bello tutto, cioè, prato bellissimo.
sta villa che è un po' lasciata andare. Comunque, ok raga, un grande traguardo esserci arrivati. Ora andremo a vedere, qua c'è un'altra visuale panoramica bellissima. Scusate, vi aggiusto un attimo la telecamera. Qua giù, però si deve passare da là sotto. Mi hai portato, mi hai portato. Bear Grylls qui. Guarda, ho il mirto. Qui ci sono tante piante di mirto anche. Lì c'è un pozzo. Dove? Qua. Questo? Sì. È un pozzo. E qua c'è questa strada. Che porta al famosissimo labirinto. Che poi il labirinto non so perché si chiama così, vabbè. Perché è un labirinto, guarda. Queste mi sa che erano case degli antichi contadini che vivevano qua al servizio del conte lì. Ah, ci avessi avuto io la villa, vabbè. Non me la sarei fatta con guardare. E qua c'è questa splendida visuale col sole, vaffandomo al sole. Guardatela che bellezza. Vedo la scalinata. Vediamo un po' qua, di andare un po' più avanti. E qua guardatela che bellezza. Guarda i campi. Poi non pensavo fossero così tanti. Guardatela, là c'è tutto il paese, là c'è un incendio, penso. Qua ci sono gli insetti, se li vedete. E qua guardatela, là si dovrebbe trovare Asciano, penso. Effetto 5 quello. E adesso... Guarda, aspetta, ti dico dove è casa mia, vediamo se la vediamo. E adesso, raga, chiudiamo il video. Con questa splendida cosa del paese. Questa vista. Quindi, ciao ragazzi. Oh! È un cratere quel coso. Un cratere? Sì, penso di sì. Quindi, ciao ragazzi. E spero che il video vi sia piaciuto. Faremo altre esplorazioni poi. E ha raggiunto i 5 iscritti. E quindi, ragazzi... Anche di più, eh. Anche di più, sì, vabbè. Se ci è arrivata a 10 è meglio. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Dai, FanTube è tutto. E ciao di cuore.